Ci siamo? Sì. Ovviamente deve essere nuovo però. Silenzio. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Votate, votate, votate. Vai! Vai. Ciao, popolo di YouTube! Ogni volta. Sono al secondo giro. Sono Vat97, benvenuti in un nuovo fantastico video assaggi. Con le Gore, la Giorgia, la Federica, ho imparato anche i nomi questa volta, potete stalkerarle su Facebook. No, no. O mettere un piace alla mia pagina Facebook. Detto ciò, iniziamo subito con questo nuovo video assaggi. Se non avete visto il video di settimana scorsa, se non avete visto il video di settimana scorsa, trovate il link qui di fianco nelle schede, da qualche parte nel pallino, fate clic e vi esce tutta la playlist più il video di settimana scorsa, dove ne sono successe delle belle, obiettivamente. Obiettivamente sì, decisamente sì. Quindi se okay. non l'avete visto, andate a vedere. Adesso iniziamo subito con un nuovo video. In questo video proveremo altre tre cose da My American Market. Per ordinare i prodotti trovate il link qui sotto in descrizione. Ok, ok, ok. Iniziamo subito quindi con questo video. Iniziamo dai cracker. Ah, proveremo Shezit, che sono questi cracker al formaggio. Le Pringles allo jalapeno, il peperoncino più piccante. Non vedo l'ora, anche non vedo l'ora. E soprattutto una cosa che, come dire, entrerà in gioco la nostra lingua. Decisamente sì. Perché sì, perché tu non hai letto la fine, cosa è scritto, Giorgia? Leggi, no, ma a bassa voce. Sì, sì, ok. Che è questa, la Jolly Racer, la soda al blueberry. Interessante, interessante. Detto da lei, è solo una roba. Allora, iniziamo subito. Detto ciò, iniziamo dai Cheez-It, ovvero questi cracker al formaggio che sono dei veri e propri must in America e sono preparati con formaggio vero. Sono perfetti da mangiare da soli come spuntino in ufficio, così, oppure per un aperitivo. Ok, nel nostro caso aperitivo. No, metà aperitivo. Allora, no, aperitivo pre-aperitivo. Oh mio. Sanno di formaggio. C'è il odore. Ok, ci sta. Sono tra l'altro ho visto che ne fanno di diversi tipi in America, anche con la mozzarella, anche con l'asiago. Vabbè, questo sì sì, ok. Questo è il colore. Non ho parole. Assaggiamo. Tasting. Buoni. Buoni. Sanno il formaggio. Il formaggio. Formaggio. No, buoni, buoni. Molto buoni. Anche questi due o tre, Sì, appunto, perché sanno molto di formaggio. Ma dopo ci arriva solo alla fine. Il formaggio. Quando l'hai ingoiato. Vero. Sale su un po' l'acidino. Quindi botto. Io provo, so. Assolutamente. Io sono indeciso, però cioè perché devono sapere di formaggio. Perché quindi sale molto il formaggio, ma sono, però sono al formaggio, quindi botto, cioè, approve. Obiettivo raggiunto, complimenti. Approve. Continuiamo ora con le Pringles al jalapeno. Divertente anche questo. Jalapeno. Sembra una brutta, una brutta proposta. 1, 2, 3, jalapeño. Dopo il manga. Che è questo peperoncino messicano super piccante. Queste Pringles sono dorate sotto il sole messicano e preparate con peperoncini verdi jalapeño. E sicuramente non mancano di sapore. Okay. Quindi apriamo la confezione, vabbè, l'avete visto. Artificially flavored, quindi sono aromatizzate artificialmente e c'è pure scritto. Bravi americani, bravi americani, bravi. Oddio. Muori. L'odore è pungente. Potente. Potente, dai. Oh, e sembrano anche innocue, vedete, perché non c'è, cioè, non c'è sul rosso, non c'è sul rosso, sì, non c'è il tipico rosso qua, non c'è il tipico rosso della paprika. No, non c'è il tipico rosso, però è così. Dei puntini assassini, se vedete. Sì. Vabbè, tasting direi. Super, sono super. Piccantine.
Però sono buone. Però sono buone. Ma scusate, ma ci è rimasto secco. Bocca di drago, aspettate. Bocca di drago. Bocca sana. Cazzo. Vabbè, botto approve. Approve. Molto. Approve. Approve. Perfetto. Aspetta e continuiamo dopo. Vabbè. Ora proviamo l'ultima cosa di questo video. Come vedete sono entrati di nuovo in dotazione nuovi bicchieri trasparenti per non confondere il gusto. Esatto. Che è la Jolly Racer Soda. Questa soda è ispirata alle caramelle al lampone americane Jolly Racer. Questa bibita ne racchiude lo stesso aroma ed è perfetta per rinfrescarsi nel periodo estivo oppure anche come aggiunta al vostro cocktail dell'anno per dare un pochino di pum 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 di originalità al vostro cocktail. Inoltre quando si beve racchiude una piccola sorpresa che vedremo insieme. È una soda, attenzione, è una soda, qui c'è scritto otto. No! Io ho fatto è brutto, no, ho brutti ricordi in quelle cose qua. Ok, dai, mi viene la stavolta. Vabbè, non lo posso spostare il naso. Vabbè, non ho ancora aperto il tappo del tutto e si sente c'è l'odore di lampone, eh. Ci avrà dentro zucchero balla, però. Madonna, è come prendere un lampone, veramente. Dolcissimo. Tanto. Avete mai fatto da piccoli la marmellata al lampone con la nonna? Io sì. Quando coglievate i lamponi freschi in giardino al Carrefour. Al Carrefour, è la stessa cosa. I bambini americani credono comunque che le. Madonna, sta roba è chimica al 100%. Si vede anche dal colore, scusate, non è un colore Madonna naturale. Mia. È dolcissima, mi sa che è dolcissima. Che cosa è poco sano in America? Tutta? Eh sì, dai, tanto ci rimane qua. Senti. Che cosa strachimica. Cosa strachimica, ragazzi. È troppo chimica questa. Allora, cosa. Detto ciò, dov'è il tappo? Non so. Vabbè, il colore è questo. Sembra di bere Avatar. Avatar. No, il cloro della piscina. Veramente. Esatto, esatto. Adesso. Le bollicine. L'odore di lampone, 100%. Adesso, tasting, ovviamente. Non è male affatto. È buona. Piace molto. È una Sprite tipo al lampone. Che poi il lampone non si sente neanche così tanto. Lascia un retrogusto. Quindi molto è l'odore che stucca un po' così. E sembra tanto gassato. Quando la bevi, cioè non è che ti gonfia. Sì, ancora. Sì. Come la pepe. Non ti gonfia. Non ti gonfia. Quindi detto ciò, brindiamo. Il video di oggi termina qua. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi su tutti i social che trovate qui di fianco, qui sotto nell'info box. Condividete questo video con tutti i vostri amici e amiche. Mettete mi piace al video, lasciate un commentino qui sotto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video sempre di My American Market. Mi raccomando, ciao! Ciao 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 ciao!